Sono nella merda. Sono nella merda, ragazzi. Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, in questo nuovo vlog, in questa la mia prima volta. Tremenda, ragazzi. Oggi veramente sono partito da Milano perché vabbè, ho fatto alcuni eventi, ma prima di lasciarvi all'avventura vi dico di lasciarmi un commento, un like, condividere con gli amici, attivare la campanella perché arriveranno tantissimi altri video. Non so se riuscite a capire, dal titolo l'avete già capito dove sono in realtà. Sono a Genova per vedere il Genoa, papà. Vamo carajo, Ma amici, io sono stanco, ragazzi, perché ieri ho fatto un po' di serate, veramente. Però adesso ci sta aspettando Ilaria, Limelli, già lo sapete, allo stadio. Sarò ospite del Genoa, faremo il Genoa Experience. Andiamo a vedere anche la tifoseria e quindi la canzone che ormai già tutti sapete, quella di Brescia, Un guasto d'amore, con la tifoseria del Genoa. Andiamo a vedere, a sentire quello che è Genoa e i genoani. Vi lascio adesso un attimino alla città, poi parleremo, vedremo ancora. E vi devo raccontare una cosa che è assurda. Allora ragazzi, in treno quando stavo arrivando ho trovato dei ragazzi e stiamo veramente vivendo un bel momento, che è quello che ci lega, ed è questa l'esperienza che vi voglio trasmettere, no? In questi video, non soltanto la mia avventura a vedere una squadra, ma quello che lega, no? Il calcio, il football. E adesso vi presento i ragazzi perché meritano di essere presentati, ragazzi, di Milano, di Saronno. La selezione di Saronno. Veramente anche loro, il bello è che anche loro sono venuti qui per vedere il Genoa, quindi per vedere e sentire la tifoseria genoana. Sì, se no i tifosi della Samp dopo mi... se devi essere genovese, ma io non so. Quindi niente ragazzi, siete qua, velocemente volete dire due... Vuoi vedere il Genoa, la tifoseria, i tifosi, un po' di calcio, Brescia, la città, cantare Un guasto d'amore. Un guasto d'amore, ma la maglia lì è bellissima, però papà... Muchacho, ora non mi va a illusionare. Cercheremo di vivere qualcosa insieme perché dopo io avrò un altro settore. Però vedete il bello del calcio, no? Che unisce perché mi hanno riconosciuto. Adesso stiamo gustandoci un bello spritz insieme e parlando e condividendo una bella giornata insieme di football, di calcio in compagnia. Bello, sempre. Ho preso questo, ragazzi, per ringraziare i ragazzi per la compagnia. Noi stiamo mangiando qua. Grazie. Bello. Devo dire che approvo Genova. Mi sento a casa, mi sento come a Buenos Aires, la bocca. Proviamo la focaccia, ragazzi. Proviamola, Una. Con il sole. Voi cosa ne pensate? Troppo buono. Buona? Per Dio. Troppo buono. Miglior focaccia d'Italia. Mani basse. Il mio bodyguard, lui diventa il mio bodyguard. Ragazzi, quindi se lo vedete dovete avere paura. Ammazza. Tutto che camminare per di qua, ragazzi. Anche se è giorno... neanche Buenos Aires. Avevo così paura. Grazie. Sono nella merda. Sono nella merda, ragazzi. Ho paura. Quindi sì, forse dovrei girare da questa parte. Fanculo, giocare dentro lì. No, ragazzi, no, non passo per di là. Acqua, i vestiti su. Sono dovuto ritornare per forza qua, avevo cambiato, ero ritornato sulla via principale, ma purtroppo mi fa ritornare qua perché la stazione lì è finita la strada, quindi devo... Dai, c'è gente. Per fortuna c'è gente, dai. Pensavo peggio. Comunque, no, belle, i negozi. Andiamo. Quanto è preoccupata la mia faccia da 1 a 100? 1000. Svolta a destra e prendi salita San Giovanni. Neanche a Buenos Aires mi sentivo così. E se non avessi una bandiera, non saprei che vento tira. Una canzone leggera che ci sulla vita. Buongiorno.
Ok, l'abbiamo trovato dopo tanti giretti un po' strani. Mi diceva, oh, ti mandiamo i, mandiamo i pompieri qua, là, mi imbullizza sta ragazza qua. Basta, io con lei. Io non voglio, io non voglio più averla a che fare. Io vado, basta, me ne vado, ciao. Ciao, vado, ciao. Riesci a essere un po' più socievole. Ma non puoi arrabbiarti con me. Abbiamo il pass per la walk about, che in inglese significa? L'experience qua dentro. Ah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 scudetti. Sapevi che il Genoa aveva 9 scudetti? Non è vero. Ha regalato a me e a Ila la maglietta del Genoa e ci troviamo dentro in campo praticamente. Ma è sintetico? Praticamente, crack, siamo qua, vedi qua. Ma è sintetico? Che scemo. La racconta la domanda che gli ho fatto senza toccare. È arrivato. C'è un... Ma è sintetico. Ma c'è un odore ad erba che suona. Un caso perso. C'è un odore a manto erboso, no? Come deve essere un campo da calcio, che poi è bellissimo, ragazzi. Veramente vorrei entrare a giocare, cioè mi piacerebbe buttarmi una rovesciata là. Il primo ricordo sì, che mi viene è gol di Milito nel derby di non mi ricordo contro chi, ma contro chi, quando era il principe qua, mi immagino con tutta la curva. Mamma, tremendo, bellissima sicuramente. No, bel campo, mi piace. Un odore a manto erboso, diciamo così, che è veramente molto buono, mi piace ed è bello. Mi ricordo un pochino la Bombonera, come avevo già detto, e niente, sono meravigliato. Poi mi piace un sacco quello striscione là, adesso vi faccio vedere. E se non avessi una bandiera non saprei che vento. Quella voglia di cantare fino a farmi lacrimare, perché una guerra d'amore vale come una partita. Se non avessi mai perso non saprei cos'è la sfida. Se non avessi un compenso sarò morto che cambi. Questa sera è sulla pelle e mi fa quasi bruciare, ma poi bruciando nel fuoco e poco inizia a farmi. Non basto da voi, non riesco a star bene, perché non ti vedo per tutte ste sere. Non basto da voi, se vedo il fuori, mi portano da te. Non basto da voi, non riesco a star bene, perché non ti vedo per tutte ste sere. Non basto da voi. Gol! 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 G
1-0 per il Genova. Genova. Non merita la B, cioè, ci sono giocatori che potrebbero giocare tranquillamente in Serie A. Rudman e l'altro che appena. Non mi ricordo il nome. No, veramente. Quello che è come non riesco a pronunciare. Vabbè, Lollino mi aiuterà. Ila bloccata. Ila non paga. Italo non paga. Cosa ho fatto? No, ragazzi, oggi è festivo. E i festivi a Genova non si paga. E poi ha vinto il Genova, quindi. Quindi a posto, via, festeggiamo tutti. No. Che carino. Ila. Allora, cosa ne pensi della partita? Non ci vedo niente. Ma la fai la tua, la fai la, il finale del tuo video? No, non me lo sta facendo, mi ha fatto prendere un bus, adesso la metro. Io il finale del mio video non lo posso fare. Non lo può fare, ragazzi, non lo può fare. Dobbiamo scendere, mi sembra, tra poco. Dai, raga. Bravo, sempre bravo. Noi ragazzi aiuto, forza cena sempre. Sì. Non avessi una bandiera, non saprei che vento ti. Bene, che dire, ragazzi, siamo arrivati alla fine di questa avventura, un'altra avventura con la Ila dopo aver visto Brescia-Bari, adesso Genoa-Ternana, finita. Partitone. Partita, aspetta, quanto è finita? 1-0. Tremenda partita finita 1-0, con tanti bei giocatori, come dicevamo anche prima nel video, che ci sono piaciuti. Sì. Possiamo sì, dire sì. Che è una squadra che meriterebbe con la tifoseria anche di tornare in Serie A. È lì. Il Frosinone è in volata, però il Genoa, ragazzi, in questo momento è secondo, sorpassato anche la Bari. Però dai, è stata una bella partita, veramente mi sono divertito molto. Ringraziamo ovviamente il Genoa per averci invitato. Il Genoa per l'esperienza, per la maglietta che ci ha dato e per il calore anche della gente che ci ha dato, e come avete visto anche nei video, tutti ci hanno fermato per parlare di calcio, sempre rispettando la nostra fede, rispettando il calcio, il pallone, che è quello che noi tutti amiamo. Grazie ragazzi per essere arrivati fin qua, vi mando e Genoa, ci vediamo presto. Giusto. Torniamo perché c'è stata una, cioè io ho delle torneremo sicuramente perché ho delle vibes, abbiamo delle vibes bellissime veramente qui da Genoa, ragazzi, vi invito a lasciare un commento, un like, condividere con gli amici, attivare la campanellina e va il football sempre, crack. Io l'avventura. Ragazzi, ci siamo persi con Ila. Ma col crack succedono cose, ragazzi. No, succedono cose, beh, vabbè. Come direbbe la mascherina. Però ho paura. Crack, cioè, quello mi porta il crack. Cioè, io sono Maranza. Hai Maranza. No, figuriamo, no. Io sono un santo, guarda qua, guardate qua, ragazzi. Ira, siamo, guardate qua comunque. La zona. Non dobbiamo prenderli, se no. No. Forse è meglio che torniamo da questa parte qua o no, ci rischiamo? Noi rischiamo, andiamo. Noi teniamo lo huevo, papà. Teniamo lo huevo. Ok, ragazzi, ci siamo salvati. Forse, perché siamo passati lì. E ci stavamo cagando. Garibaldi, Colombo. No! Disfruttiamoci da ogni forma di discriminazione. Che significa? No, comunque. Salvatemi da lui. Ma io sono il meno pericoloso qua. Cioè, ti compro della carne, facciamo un focarello. Un focarello, mangiamo qua. Sì, infatti. Per terra. Comunque sì, no, ragazzi, ci siamo imbattuti in un postaccio, veramente. Postaccio. E purtroppo. Non lo sapevamo, adesso stiamo cercando un posto no, per mangiare. No, tu lo sapevi, ma mi ci hai portato lo stesso. Ma io ti avvisavo, sei tu che volevi vivere l'emozione sì, che ho vissuto sì. Io oggi. Mi hanno detto anche ciao, Guagliù. Ti hanno detto ciao, Guagliù. Un ragazzo che veniva dall'Africa, bene. Questo è buono.